Paolino, perché tutti cacciavano Paolino con il tuo cognome, quindi anche noi ti chiamiamo Paolino. Hai detto le pepite di pollo e noi abbiamo detto, abbiamo fatto la torta orzo yoghi, le pepite di pollo un po' dedicate ai bambini. Dai, andiamo con gli ingredienti. Allora, pepite di pollo, Antonella, abbiamo del petto di pollo, della soia, della salsa di soia, della paprika dolce o piccante, quello lo scegliete voi, dell'amido di mais, delle uova, dei fiocchi di patate e dei fiocchi di mais. Ah, ecco. E poi c'è una salsa in accompagnamento fatta con dello yogurt greco, del succo di limone, dei pinoli, dell'olio extravergine, dell'aglio e delle erbe aromatiche, nello specifico erba cipollina, prezzemolo e menta. Andiamo. Allora, vedo procediamo. Che hai usato anche tu la padella di ferro, esatto, ormai una per la maggiore, esatto, quando si frigge, la eccetera. Lionese. E iniziamo dal petto di pollo, che a casa abbiamo tutti, almeno a casa mia, esatto, petto di pollo. Il pollo, anche a casa mia, è molto molto amato. E chiaramente per questa ricetta ho scelto il petto di pollo, ma va benissimo anche utilizzare del tacchino, Antonella, e anche del maiale, assolutamente valido lo stesso. Quindi andiamo a recuperare, vedi, la polpa, eliminando l'ossetto centrale e un po' di cartilagine. Ovviamente è possibile già acquistarlo in macelleria o comunque al supermercato dissossato. Sì, come diciamo sempre noi, però è meglio e anche più conveniente prendere il pezzo intero, vero Lorenzo, sì, che invece i pezzettini, perché più che altro ti ricordi che viene da un pollo e un pollo ha solo un petto, cioè due metà, e questo ci invita anche a usare le altre parti del pollo. Per esempio, dopo questa ricetta uno può acquistare un pollo intero, fa la ricetta di Antonio con il petto e poi fa una ricetta di cosce, ne fa una con le ali, così si impara a usare tutto, no? Quello che acquistiamo. No, esatto, dal fusello, insomma, la sovraccoscia, anche le alette. Le alette sono meravigliose, alle mie parti le facciamo farcite, Antonella, dissossate, farcite che sono dai, la prossima uno volta spettacolo. Ci fai le alette. Dai, va bene, che le alette sono buonissime. Ci sto. Allora, Antonella, noi in realtà dal pollo, dalla metà, sì? Dalla metà del petto, andiamo praticamente a ricavare delle piccole fettine o comunque dei bocconcini. Questo lo scegliete un po' voi. In realtà la pepita è un po' più quadrotta, ok? Mm-hmm. Però okay, nessuno ci vieta, insomma, faccio vedere a casa la pepita, facciamo in questo formato qui. Ok. Però io trovo molto carine invece realizzarle anche un po' più sottili, in modo che si cuociano anche meglio, esattamente, meglio di modo che vengano anche un po' più croccanti, in questo modo qua. Una volta fatta questa operazione andiamo a recuperarle all'interno di una ciotola per poi condirle, Antonella. Bisogna condirle e anche qui, diciamo, spazio all'interpretazione personale, al gusto personale. Assolutamente. Io ne faccio ancora un po' perché sì, qui mi hanno detto che vogliono assaggiarle. No, qua guarda, li vedi, guarda quanti sono là tutti schierati, dietro le quinte, così. A parte Alfio che non mangia niente perché sta già mangiando il suo, esatto, panino. Alfio è già sazio, giusto? Alfio è già sazio, Alfio è già sazio. Perfetto, allora Antonella, qui in questo caso specifico vado ad aromatizzare con della paprika. Esatto, quindi mettiamo un po' di paprika. Mettiamo della paprika in polvere, io qui starei abbastanza abbondante. Vedo che vai. Eh sì, perché poi qui va accompagnata col bicchiere di vino giù dalle mie parti, un bel bicchiere di vino rosso, Antonella. A Salerno così la fate? A Salerno diciamo che andiamo giù di brutto con il vino. Per scherzare poi dopo con gli amici. Aggiungiamo la salsa di soia, quindi paprika, e poi andiamo a mescolare. Io evito il sale in questo caso proprio perché la salsa di soia di suo è già abbastanza sapida, mi raccomando. Quindi vedete, dovete ottenere dei bocconcini che belli, diventano rossi, esatto, così, scuri e ben conditi. Tu hai usato della paprika dolce o piccante? Io in questo caso ho utilizzato una paprika dolce. Sì, infatti anche secondo me nel è caso meglio, di una piccante perché ovviamente sarei perché se no ne mettiamo veramente tanta. Quindi l'intento è proprio di creare una sorta di crosticina, ok, vedete, colorata. Lo possiamo fare anche con del curry, con insomma della curcuma, per variare e diversificare anche un po' la ricetta. Okay. Questa preparazione qui andrebbe fatta riposare una decina di minuti, Antonella, di modo che prenda bene tutti quanti i gusti ed i sapori. Per cui la tengo leggermente qui in disparte e comincio a prendere anche delle, vedi, delle piccole la panatura, ciotole, giusto? Esattamente, per fare la panatura. Quindi cominciamo appunto. Guarda, ci tolgo questo, sì, se non grazie ti serve mille, più così. È molto intelligente quello che fa Antonio, perché in realtà lui ora credo che andrà a ricoprire le pepite, perché le spezie in realtà bruciano anche molto velocemente a contatto con l'olio, quindi lui cosa fa? Le racchiude all'interno, così non bruciano, danno l'aroma
È giusto. Non si alterano le proprietà. E tra l'altro, questi sono fiocchi di? Questi sono fiocchi di mais, per cui oggi scelgo una ricetta anche adatta ai celiaci. Io ho scelto non a caso dell'amido di mais, Antonella, e dei fiocchi con dei fiocchi di patate. Esatto. Quindi una ricetta che possiamo fare e mangiare tutti. Assolutamente. Qui ho schiuso le uova, le vado a salare e le batto velocemente con una forchettina, Antonella. Allora, prendo una bella frusta, facciamo un battuto. Ok. Quindi vedi, amido di mais, farina di mais, amido di mais, esatto. No, usato. Facciamo così. Uova. Allora, le uova ed infine facciamo invece una ciotola con, vedi, questi fiocchi di mais che vado leggermente a schiacciare con le mani. Però devono rimanere un po', perché poi con un po' grossolani, perché poi quando si impanna e li mangiamo sono buoni. Ma i fiocchi di patate sono quelli del tipo il purè in busta, no? Bravissimo. Sì, esatto. Sono dei fiocchi disidratati, liofilizzati a dire il vero, quindi mantengono poi... E questo invece? Questi sono i fiocchi di patate miscelati con... Ah, fiocchi di patate miscelati. Esatto, in questo modo qua. Non l'ho mai visto i fiocchi di patate miscelati così. Molto interessanti, infatti è possibile anche fare delle altre preparazioni, magari uno stecco di riso, molto molto carino, no? Pensa che mia mamma, normalmente abituata a cucinare campano, no? Diciamo che una delle sue ricette da piccolino che mi preparava spesso e all'interno metteva addirittura il riso soffiato, Antonella. Quindi faceva queste panure molto, molto, molto caratteristiche e molto particolari. Ok? Quindi a questo punto ipotizziamo che siano trascorsi i 10 minuti, andiamo praticamente, facciamo così. Mi dai una mano qui? Certo, assolutamente. Perfetto, allora io ti lascio l'ultima parte, quella della panure croccante, quindi dei fiocchi. Quindi praticamente facciamo questo lavoro qui, ci avviciniamo con le ciotoline e passiamo quindi prima il bocconcino, comunque le scaloppie all'interno del mais, le scrolliamo un po' dall'amido, senti anche la canzoncina. Sì, poi lui è un cantante, quindi... Beh, oddio, un parolone, devo mi dire diverto. Che comunque anche Mauro canta, quindi si vede, sì, canta anche Mauro, Questo lo faccio io, Mauro canta da sempre, siamo andati una volta anche io e lui raccomandati a cantare, erano altri tempi, eravamo siamo matti, stati fantastici. Cos'è che avevamo cantato, Mauro? Abbiamo fatto un purpurì napoletano, midri dal Sarracino, a Città Evolucinella. Siamo oggi poi siamo gioco dati in casa. Da fare. Oggi gioco in casa, guarda, oggi mi sembra di stare, insomma, in campagna. Quartiere. Meraviglioso. Allora, Antonella, vedi, qui in realtà abbiamo fatto la prima panure, in realtà possiamo anche scegliere di farne una seconda. Ecco. Nella doppia, evitiamo però l'utilizzo dell'amido, andiamo direttamente nelle uova. Uova e poi nei fiocchi. Questa, fiocchi di mais e fiocchi e di patate. Ecco, così. Esattamente, quindi in questo modo qui ne faccio ancora qualcuno. Sì, intanto vuoi che provi a metterlo in cottura? Sì, proviamo. Aspetto, Antonellina, io credo che l'olio sia già ben caldo. Sì. Là. Eccoci qua. Meraviglia, Questa peraltro, Antonella, è una ricetta adattissima per i bambini, quindi per grandi e piccoli. Infatti, io la preparo sempre velocemente quando ho ospiti a casa, quando devo fare un aperitivo. Nipoti, no? Io ho due nipotine, Sofia quindi... peraltro le mangia e le gradisce anche, ovviamente evitiamo la paprika per loro. Sì, siamo un attimo sì. un po' più classici. Però se è una paprika dolce, così si possono mangiarle i bambini. La paprika dolce è fatta con il peperone dolce, cioè il peperone che mangiamo a pranzo, quindi non ha... Però forse ha ragione, insomma, magari... Meno piccante. Cosa possiamo utilizzare? Lo zenzero? Sì, oppure se ne fa meno, anche gustosa lo stesso. Certo. Ma anche un bel battutino di erbe aromatiche, Antonella. Io delle mie parti utilizzo molto il rosmarino, il timo, piuttosto del basilico. E i bambini gradiscono ugualmente. Tutte queste cose. Allora, io mi sciacquo velocemente le mani. Io appoggio qua. E andiamo a friggerle. Andiamo a friggerle perché poi abbiamo anche la nostra salsina di accompagno da fare. Abbiamo la nostra salsa fatta appunto con lo yogurt greco. Quindi scegliamo che uno yogurt. Sgrassa un po'. Bravissimo. No, perché poi. No, sgrassa perché se mettiamo fritto su fritto, l'abbiamo detto tante volte. Mangi meglio... delle salse fritte a volte. È vero. Allora, qui Antonella abbiamo lo yogurt che è abbastanza anche acido. Ed accentuerò appunto questa acidità aggiungendo anche del succo di limone. Ok.
In estate ovviamente utilizzo tanto il lime in abbinamento a questa ricetta, certo. E anche della buccia grattugiata che ci sta benissimo. Intanto lì le nostre pepite friggono in olio a 175 gradi, è più che sufficiente. Vedi, l'olio è già diventato abbastanza colorato, sì, proprio quindi. Per l'utilizzo. E ha ragione, se voi le fate un po' sottili cuociono sicuramente dentro, esatto, molto meglio, esatto, perché il problema meglio. Della cottura è che se lo fai molto spesso il pollo poi rimane fuori cotto e poi dentro però crudo. Poi capito? La cottura veloce riduce anche, esatto, l'assorbimento 170, dei grassi. Esatto. Eccoci. Aspetta, qua. Cos'è messo che ho perso? Yogurt, allora, greco. Antonella, yogurt greco, dei pinoli, del sale, del pepe, uno spicchio d'aglio perché voglio che sia abbastanza, insomma, importante come gusto, e poi del pepe, ovviamente. E l'olio? L'olio lo aggiungiamo ora, perché? Perché andiamo ad emulsionare, chiaramente questo lavoro che si può fare a mano se si evita l'utilizzo dei pinoli, certo. Perché io ho scelto anche di inserire i pinoli, vado a frullare. Ah già, così penetrano, se no rimarrebbero... Esatto, interi. Diciamo che mi piace abbastanza che restino abbastanza grossolani, e poi in questa fase qui aggiungo anche l'olio ed emulsione insieme. Come una specie di maionese, no? Esattamente. Quindi hai messo lo yogurt, il pepe, i pinoli, l'aglio, l'olio, il sale, il pepe e un po' di succo di limone. E un po' di succo di limone, ecco. Ok. Fatta questa operazione, vedi, abbiamo una salsa abbastanza emulsionata. Qui diciamo che ci siamo quasi, Antonella, vedi? Questa è la doratura ideale. Perfetto. Anche un bel profumo. Senti, l'aglio ci dà anche questa nota un po' asiatica, se vogliamo. Allora, sei bravissima, Antonella. Intanto io comincio a prendere questo bel piatto per presentare la nostra... ricetta. Vedi, qui ho già organizzato delle ciotoline con della paprika chiaramente dolce che ho utilizzato nella ricetta, della salsa di soia per poter intingere nell'ultima. Perfetto. Beh, ammazza, bravissima Antonella, perfetti. Va che roba, va. Stupendi. Che roba. Allora. Ne abbiamo altri qui, perché sai abbiamo che le bocche da, esatto, sfumare sono sempre tante. Con il sale e poi ce li impiattiamo, vedi, in questo modo qua. Non ci stanno tutti, va bene. Vieni qua, vieni, Lori. Vieni. Ah, perché non ci stanno. Dopo vieni, assaggia quell'altro, infatti che non scotta. Se dopo non ci sta, sì, questo qua non scotta. Quindi hai messo la soia, la paprika e questa salsina di yogurt. Guarda che è croccante, proprio croccante. E poi, Antonella, possiamo praticamente accompagnare la preparazione con... dei filini di erba cipollina per decorare ulteriormente. Le pepite sono perfette per un cowboy. Ah, le pepite e il cowboy, buono. Ok? Sì. Perfetto. Le nostre pepite sono pronte. Pepite di pollo di Paolino. Grazie Antonella.